Sediti qua perché è terminata l'edizione di quest'anno del Grande Fratello, in cui ha visto protagonista, fra i tanti, anche l'aquilano Simone Coccia con l'aiuta. Un gioco durato diversi mesi, in cui Simone si è fatto conoscere ed apprezzare da tutto il pubblico. Simone, compagno ormai da diversi anni dell'onorevole Stefania Pezzopane, ha fatto innamorare il pubblico aquilano e non, con la sua personalità. Un uomo semplice, sincero e leale, innamoratissima della sua Stefania. Un amore molto parlato, soprattutto in città, ma che si è rivelato sincero, autentico, leale e travolgente. Dall'altro canto, Stefania, anche lei innamoratissima, non ha potuto che esprimere le stesse emozioni di Simone. Una bella coppia, quella di Simone e Stefania, in cui a prevalere è il rispetto e l'amore. Rispetto e dignità per le persone diverse, lotta e vicinanze per le persone più deboli, meno fortunate o semplicemente che vogliono esprimere la propria personalità a fondo. Questi sono i pochi esempi delle tante battaglie che Stefania Pezzopane sta portando avanti insieme al suo Simone. Un grande esempio di generosità che va oltre la politica, ma che fanno parte della personalità di Stefania Pezzopane e Simone Coccia con l'aiuta. Guidare la rivolta delle piccolette, o la rivolta dei cicciottelli, o quelli che hanno il naso storto, o quelli che hanno tanti gravi problemi e che si sentono emarginati perché ci sono i pregiudizi ancora troppi. Simone, combattiamo contro i pregiudizi. Combattiamo contro i pregiudizi. Io voglio ringraziare tutti, Barbara, innanzitutto te, Simona. Grazie a te, il grandissimo Cristiano. Per me comunque è stata un'esperienza importante. Ho capito più cose, ho capito che un sogno non va interrotto, che un sogno va sperimentato e che adesso che l'hai sperimentato sarai sicuramente più ricco e più forte. E l'hai sperimentato con delle persone diverse da te e ci sono state delle ostilità e poi delle riappacificazioni. È la vita che è fatta così. Io ti amo tanto, amo la vita, amo l'amore. Brava, brava, brava.